Quando un bambino fa qualcosa di sbagliato, sicuramente non è errato punirlo. Lasciare le cose come sono non è il massimo e bisogna tenere conto anche dell'età del piccolo, però. Punizioni troppo gravi rischiano di traumatizzarlo e farlo apparire una barzelletta agli occhi degli altri compagni. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova storia che spero vi aiuterà a passare la giornata in questa lunga quarantena. Che dire se siete seduti o sdraiati o che ne so, una mezza via, quindi se sdraiati partiamo. Come dicevo nell'introduzione, le punizioni non sono un male se sono fatte nel modo corretto e non in modo esagerato. Ci sono vari motivi per farlo, magari uno studente è maleducato e risponde senza una ragione al professore, oppure, che ne so, arriva spesso in ritardo a scuola. La puntualità è richiesta in modo particolare per preparare gli alunni al futuro, dove un solo minuto può costare mezz'ora di detrazione magari dalla busta paga o nei casi peggiori anche il licenziamento, quindi tanti enti scolastici vogliono assicurarsi che gli alunni non facciano tardi. E se lo fanno, beh, devono prendersi la punizione che meritano, ma dipende dai casi. Non bisogna mai e poi mai dare castighi senza aver prima ascoltato la ragione per cui quell'evento è successo. Il caso di Hunter Camelo rappresenta quindi una storia molto particolare in Oregon, dove nella sua scuola, cioè la Lincoln Elementary School, è successa una cosa che non dovrebbe succedere a nessun bambino. Come ogni mattina Hunter si era svegliato per andare a scuola, e come quasi ogni mattina la macchina di sua madre dava molti problemi. Quest'ultima, Nicole Camelo, aveva molto da fare. Il marito era l'unico a lavorare giornalmente, facendosi a volte 10 ore per mantenere i suoi figli. Mentre i più piccoli andavano all'asilo, Hunter era già alle elementari e nonostante gli sforzi della madre a volte arrivava tardi, e in questo primo anno scolastico era già la terza volta. Tutto per colpa della loro macchina. Era un modello del 2001, preso già usato ai tempi perché mancavano i soldi e tutt'oggi mancano. Dopo tutti quegli anni aveva cominciato a dare problemi e si bloccava spesso. Non si poteva far niente, non avevano i soldi necessari a ripararla. E Nicole sperava di farla andare avanti finché non si fosse del tutto fermata. Comunque sia, alla terza volta alla Lincoln Elementary gli studenti di qualsiasi anno venivano puniti. Lei non pensava però che sarebbe stata così dura. Durante la pausa pranzo era andata a controllare che le cose stessero andando bene e sperava di poter parlare con gli insegnanti per chiarire la situazione. Prima di andare da loro era passata dalla mensa vedendo una cosa completamente fuori di testa. Come punizione l'avevano isolato dal resto degli alunni, coprendogli la zona con una specie di barriera. Quale diavolo di mostro potrebbe mai fare una cosa simile? Mentre chiedeva spiegazioni e piangeva, aveva scoperto che era stato il preside. Quell'uomo ne inventava sempre una peggiore dell'altra, nonostante fossero solo bambini. Era indignata e aveva postato la foto su Facebook per mostrare quanto brutto fosse quel modo di gestire le cose. Non era la prima volta che lo facevano a qualcuno. Era già successo, ma nessun genitore lo sapeva. Pensavano tutti fosse una normalissima punizione, come il doposcuola o scrivere qualcosa sul quaderno un centinaio di volte. Il preside le aveva detto che quello era il modo migliore per far riflettere gli alunni sui loro errori. Ma come possono dei bambini imparare da certe situazioni? La cosa più assurda è che Hunter quelle tre volte era in ritardo soltanto di pochi minuti. Il massimo è stato 5, quindi potevano benissimo chiamare la madre per chiedere spiegazioni piuttosto che agire in questo modo, anche perché Nicole sapeva che era tutta colpa sua, della macchina e della malattia del bambino. Un altro motivo per cui arrivavano in ritardo era anche l'osteoporosi di Hunter, una malattia che lo rende molto fragile e quindi c'è da fare attenzione quando si alza la mattina. Fortunatamente è una cosa lieve, ma non si è mai abbastanza cauti con certe cose. Comunque sia, quando la storia è diventata virale, un uomo di nome Bill Mayer aveva deciso di intervistarli. Era il conduttore di una radio locale nell'Oregon, dove vivono tutt'oggi. Dopo aver spiegato la situazione, Bill era deciso a farli conoscere dal mondo intero, specialmente in TV. Così ha parlato con ABC News, famosa emittente statunitense, su ciò che è successo. Disse che vedere ingiustizie del genere nel 2015 era qualcosa di veramente triste. Un preside che dovrebbe gestire una scuola per bambini aveva deciso di applicare punizioni che nemmeno gli adulti potrebbero sopportare. Tutto ciò era passato anche per la televisione di un meccanico della zona che aveva deciso di fare delle riparazioni alla macchina del valore di $500. Però in questo modo sarebbe durata ancora per poco. Ora non si spegneva più, ma chi sapeva quando si sarebbe bloccata di nuovo. Perciò tanti cittadini del paese hanno donato dei soldi alla famiglia per comprare una macchina nuova, qualcosa con cui potesse andare di nuovo a fare commissioni senza dover fare tardi. Nicole era scoppiata a piangere. Tutta quella bontà da persone che erano praticamente degli sconosciuti era troppa. La storia aveva anche cambiato la politica della scuola,
Basta punizioni senza senso. Ogni giorno ricevevano chiamate da parte dei genitori arrabbiati, ovviamente non potevano ignorarli. Ora il preside ci pensa due volte prima di prendere una decisione azzardata e sia la famiglia di Hunter che tutte le altre famiglie della città non devono preoccuparsi. Con questo concludiamo, che dire, a volte un piccolo gesto può cambiare le cose in meglio, quindi non abbiate timore di sfidare qualcuno per il bene di altri. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.